Camerata Nuova, il direttore del parco dei Monti Finguini Alberto Coppoli e il professore Nicolò Costa, appunto della Ministerio di Vergata per di sociologia. Ma perché non vi accomodate? Vedete lo spettacolo. State bene. C'è il biglietto? Allora, il tema della riunione è la presentazione di questo libro che ormai è un appuntamento fisso, ormai sono 3 anni, questa è la terza edizione del libro Camorata, una storia durata 1000 anni, redatto, impaginato, stampato a cura appunto dell'associazione e di tutti i volontari che hanno partecipato alla realizzazione del libro. Questa terza edizione abbiamo fatto un grosso lavoro, nel senso che siamo passati da 120 pagine a 152 pagine, quindi diciamo c'è stato un grosso contributo. Poi se vogliamo abbiamo anche aumentato l'area di stampa per comprimere e far entrare ancora più contenuti, ed è comunque per noi una soddisfazione, perché da quando diciamo abbiamo, come associazione, abbiamo ritrovato il quadro dell'incendio di Camerata, che qui ne possiamo osservare una copia che è fedele all'originale, e che però quell'originale ovviamente sta al museo di Schaffhausen in Svizzera, e appunto da quando abbiamo trovato il quadro nel settembre del 2009 e dopo essere stati appunto in Svizzera, averci donato il direttore del museo, il signor di Schaffhausen, questa copia all'associazione, praticamente abbiamo preso l'impegno che ogni anno redigiamo appunto questo libro, lo ampliamo con ricerche, con articoli ex novo, ma anche documenti storici che comunque testimoniano i 1000 anni di storia. Cioè, appunto, i 1000 anni di storia significa che questo territorio ha una storia, e questa storia vale la pena di essere raccontata, perché abbiamo poi verificato personalmente che questa storia è una storia che attira, che affascina e che rende, appunto, può ancora rendere vivi questi territori. Il contenuto di questi 9 articoli è abbastanza particolare, perché variano, spaziano da diciamo un piccolo sunto della tesi di laurea di Paolo Rosati, che ha fatto appunto una tesi su questi territori che erano, ricordiamo che sono territori di confine, sono sempre stati un territorio di confine fra l'abbazia sublacense, quindi il potere del papato di Roma, e i Longobardi all'inizio, e poi successivamente i Normanni, e poi successivamente i Borboni. Insomma, tutta la storia d'Italia, se vogliamo, in qualche maniera può essere raccontata con questa visuale, da questo confine. A 200 metri abbiamo il confine, a destra abbiamo una montagna che è l'Abruzzo, a sinistra un'altra montagna è l'Abruzzo, e questo è un enclave appunto del Lazio nell'Abruzzo. Adesso diciamo, beh, Lazio, Abruzzo, che cosa cambia? In realtà questo era un enclave dello Stato Pontificio dentro il Regno di Sicilia, e quindi era un torrione di controllo nei confronti dei Borboni negli ultimi periodi. Tant'è che la nascita di una nuova Camerata, come è scritto nel libro, per quanto pensiamo noi e per quanti diciamo, documenti che ci abbiamo trovati, nascono proprio dal fatto che probabilmente il Papa Pio IX, nel momento in cui è andato a fuoco la vecchia Camerata, nel momento in cui si è trovato a dover ricostruire la nuova Camerata, e noi pensiamo che l'ha voluta ricostruire giù, perché in realtà in passato erano appena reduci da pochi anni, era stato firmato un trattato internazionale tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli che ridefiniva i confini, e quindi faceva aumentare i confini dalla vecchia Camerata leggermente un paio di chilometri più avanti, e quindi dove stiamo adesso in realtà non c'era la vecchia Camerata, erano dei prati, dei boschi coltivati appunto, dei prati, dei piantagioni coltivati da Camerata. E quindi cioè, il susseguirsi degli avvenimenti, che in quegli anni erano anni particolari, perché 1859 va a fuoco Camerata Vecchia, 1860 Garibaldi conquista il regno
del sud, i Borboni decadono, non c'è più, nel 1860 il confine non è più col regno di Napoli ma col regno d'Italia, e Papa Pio IX probabilmente aveva paura che questo trattato internazionale ratificato nel 1852 non venisse riconosciuto appunto dal Regno d'Italia che era subentrato, e quindi nel momento in cui ha voluto fortemente la ricostruzione di Camerata non l'ha voluta su in cima dove invece gli abitanti volevano che fosse ricostruita, ma l'hanno ricostruita in basso, e quindi come potete vedere gli episodi di politica internazionale dell'epoca hanno fortemente influenzato la nascita di questo nuovo paese. Detto questo, per quanto riguarda gli articoli, i nuovi articoli, possiamo citare appunto diciamo un estratto diciamo delle menzioni di Camerata o Camorata a seconda del periodo, Rocca Camerata, Rocca Camerata, insomma ce n'è di tutto e di più, appunto fatto da Paolo Rosati, e poi c'è sta un articolo di Egidio Fioravanti, che è il presidente, era diciamo un rappresentante della Prologo, che ha raccontato le storie che gli anziani raccontano o raccontavano davanti ai camini, e quindi sono abbastanza uno spaccato diciamo delle leggende che si racconta e si tramandano da padre e figlio. C'è un articolo sull'acqua fatto da Simone Rossetti, con una cartografia appunto di Camerata Vecchia con tutte le cisterne nelle quali poi veniva raccolta l'acqua. Ci sta un articolo tratto da una ricerca, da alcuni documenti che Santa Fioravanti ha trovato appunto a Santa Scolastica sugli usi e i consuetudini del 1600-1700, e quindi come si dovevano regolare gli accordi per vendere la legna, per contrattare il bestiame, i pesi, le misure e così via. Poi c'è stato un altro articolo che riguarda appunto la descrizione della chiesa che abbiamo visto prima di Santa la Madonna delle Grazie, che è la, diciamo il terminale, tra l'altro il punto di osservazione diciamo che è quello che in alto a destra vedete sul quadro della rappresentazione del quadro di Jakob Kesser, è che questa chiesa è molto molto cara diciamo agli abitanti di Camerata, poiché appunto se non altro perché per tanto tempo ha costituito uno dei pochi ripari dopo l'incendio, appunto perché non andava distrutta, e poi come tradizione a Pasquetta la banda e tutta la popolazione trasferisce giù e si fa oltre alle messe diciamo per i credenti c'è anche un ricco banchetto a fondi di braciole al di fuori della chiesa, insomma. E quindi è una tradizione proprio che si fa ad ogni costo. E poi ci sono degli articoli che sono andato a ricercare diciamo in vari posti, in varie situazioni, sono lettere, appunto la lettera del parroco Fiori, che era il parroco di Camerata Vecchia, che appunto illustra la situazione prima dell'incendio. C'è stata una lettera in cui lo Stato Pontificio ringrazia tutti i gendarmi che sono accorsi a spegnere l'incendio, che sono i gendarmi sia dello Stato Pontificio sia dello Stato del Regno di Napoli, quindi fa nome e cognome tutti i gendarmi che hanno diciamo, aiutato la gente a scappare, gli anziani, perché considerate che Camerata Vecchia erano tutti piccoli vicoli e quindi di notte non era facile orientarsi in queste, quindi molte persone sono state prese proprio di forza e di braccio, insomma, e portate in salvo. E quindi ecco, diciamo, sono tutti questi articoli su che precisano, insomma, tutta una serie di articolazioni. Ecco, questo è il quadro, diciamo, appunto, sono altre 30 pagine che vanno a illustrare ancora di più. E ovviamente per noi questa è un altro punto,
la terza edizione. Ovviamente noi già stiamo pensando all'edizione dell'anno prossimo, alla quarta edizione, perché chiaramente questi sono lavori che richiedono tempo, insomma è tutto fatto con il volontariato delle persone che amano questi posti, che credono in questi territori, credono nella possibilità di poter costruire una storia, ricostruendo la storia del passato, creare le basi per costruire un possibile futuro per uno sviluppo ecosostenibile di questi territori. Quindi vi invito tutti ad acquistare il libro, ma non perché noi dobbiamo guadagnare su questo, perché questa appunto è un'iniziativa totalmente autofinanziata dall'associazione, quindi i soldi servono fondamentalmente per ristampare il prossimo libro, riparare, ripagare le spese e ristampare il prossimo. E quindi siccome fino adesso ci siamo sostenuti in questa maniera, crediamo che oltre ad avere un arricchimento culturale, diciamo, si contribuisce alla vivacità e alla crescita di questo territorio. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e a sto punto, se siamo d'accordo, insomma... Allora, il video nella scaletta volevamo mandarlo subito dopo, però siccome è già 3-4 volte lo mandiamo, pensiamo che forse è un po', troppo pesante di mandare il video, insomma, che ormai lo mandiamo alla fine, insomma, e siamo d'accordo. E vorrei introdurre invece il tema del dibattito, che è un tema che a noi sta molto a cuore, perché noi come associazione, e questo è un discorso per noi molto importante, il nostro statuto è uno statuto molto articolato, se uno lo va a leggere potrà verificare che sembra più uno statuto fatto per lo sviluppo turistico locale, delle imprese che si mettono insieme, che si associano, che fanno le cose. E non è un caso, perché oltre al discorso della, diciamo, dei temi naturalistici che riguardano appunto la protezione dell'ambiente, lo sviluppo e la salvaguardia appunto di questi posti incontaminati, in realtà il focus è legato proprio alla possibilità, alla necessità di dare un futuro a questi territori. E come si dà un futuro a questi territori? Noi abbiamo un'idea, la stiamo esprimendo ormai in vari passaggi, e pensiamo che sia importante condividerla con tutti gli attori in campo. Innanzitutto, da quando è nata il comitato Pro Camurata, cioè appena subito dopo che poi si è costituita un'associazione, uno dei punti fissi che noi avevamo era quello del costituire e istituire il museo della montagna delle tradizioni popolari. All'epoca ci prendevano un po' per visionari, per delle persone, diceva, è impossibile fare il museo, cioè la maggior parte degli abitanti di Camerata Nuova ci dicevano: no, non è possibile, in questi territori non è possibile fare il museo, perché a Camerata c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro. Noi in realtà non ci siamo mai, abbiamo mai mollato l'osso, il dottor Coppoli ne è testimone, se non altro perché quando è venuto il museo, il direttore del museo di Schaffhausen, che è stato ospite in questa sala all'indomani del ritrovamento del quadro, quindi è stato la bracciolata dell'epoca, insomma, perché comunque era il 150° anniversario dell'incendio di Camerata, quindi era un anniversario importante, e inoltre era a 10 anni dell'istituzione del parco, mi pare, della legge dell'istituzione del parco, quello è il decennale che riguardava il parco. Quest'anno è il trentennale, e quello è il decennale non mi ricordo di che cosa, comunque era del parco, ricordava il parco. Comunque era 3 giorni di festa in cui era presente anche il parco, e appunto in quell'occasione abbiamo lanciato, il sindaco dell'epoca, Ezio Chiroga, si prese l'impegno comunque di dare spago, diciamo, a questo discorso del museo. Dottor Foppoli fece da spalla a questa cosa, e quindi mo sembrerebbe che siamo quasi arrivati all'istituzione di questo museo, perché sia il sindaco, il nuovo sindaco Settimo Liberati, che appunto direttore facente funzioni, dottor Foppoli, appunto
sembra che stiamo lì lì per farlo. Mo, noi chiaramente siamo un'associazione, sono 3 anni che lo stiamo dicendo, chiediamo, ma che aspettiamo? Serve la perna ce l'abbiamo, eccola qua, se c'è da firmare qualcosa possiamo dare un contributo immediato a questa cosa. Per cui, voglio dire, la sollecitudine a andare avanti, insomma, è d'obbligo, se non altro perché a questo punto è comunque un elemento importante secondo noi, sia per la popolazione, perché ovviamente il nostro concetto di museo non è un concetto statico in cui si vanno soltanto a far vedere dei reperti o delle cose che riguardano la vecchia storia di Camerata, oppure ma deve essere un museo vivo, cioè fatto con la partecipazione delle persone. E poi l'altro discorso per cui noi ci siamo sempre impegnati è stato quello di valorizzare Camerata Vecchia, perché pensiamo che per lo sviluppo locale avere il fascino di un paese abbandonato che ha una storia, quindi dell'incendio, tutta la storia che c'è dentro, che comunque è raccontata alcuno in questo libro, è un elemento di attrazione. L'abbiamo verificato in molte occasioni con le persone che abbiamo ospitato nei nostri bed and breakfast, affascinano. Noi, io lo continuo sempre a raccontare, lo dico sempre, cioè tedeschi, cioè turisti tedeschi, turisti americani che si sono trovati a passare qui non si sa come, non si sa quando, nel momento in cui li abbiamo coinvolti nel raccontare la storia di Camerata Vecchia, hanno rinunciato un giorno a Roma per andare a vedere i musei di Camerata Vecchia. Questo per fare intendere che se la storia è veicolata in modo corretto, in maniera coinvolgente, con dovizia di particolari, di informazioni, questo discorso è un discorso che attira, che può fare la differenza, per esempio, rispetto a molti altri comuni, che ovviamente hanno il loro bel centro storico d'epoca fatto bene. Noi non ce l'abbiamo perché è stato ricostruito, però ci abbiamo appunto le rovine che invece da quel punto di vista possono essere valorizzate. E quindi per noi è stato un punto importante, per questo abbiamo fatto i 2 campi internazionali di volontariato, facendo venire volontari da tutto il mondo, che ci hanno aiutato appunto a rendere accessibile i ruderi anche d'estate, perché ricordiamo fino a 3 anni fa d'estate praticamente Camerata Vecchia, che l'estate è il momento in cui viene più gente insomma, era praticamente impossibile andare a Camerata Vecchia, cioè non si vedeva un rudere, manco a pagarlo, perché era tutto coperto dalla vegetazione. E invece con questi 2 campi, attivando anche le energie locali del posto, poi nel secondo campo con la collaborazione del parco, che comunque ringraziamo comunque per averci aiutato a fare questa iniziativa, appunto abbiamo costruito questa possibilità di riscoprire Camerata Vecchia, e sappiamo che questo ha destato parecchio interesse nella zona e comunque ci dà adesso il viatico di andare oltre, e l'oltre è andare oltre, nel senso che ormai il parco da questo punto di vista ci può sorreggere soltanto facendo la normale manutenzione di togliere, diciamo, gli arbusti, gli ultimi arbusti che possono crescere. Quindi magari possiamo ipotizzare per il prossimo anno di fare un gruppo di cameratani e una squadra del parco che va su e dà una sistemata appunto per... Perché dico questo? Perché non c'è più da fare il grosso lavoro. Adesso bisogna fare il lavoro intellettuale, cioè bisogna fare in modo di riscoprire ancora e valorizzare Camerata Vecchia attraverso altri passaggi, e che secondo noi sono 2. Uno, andiamo dicendo da tanto tempo, però ormai come si può dire, sono maturi i tempi. Uno è quello di cominciare a pensare a una campagna di scavi archeologici a Camerata Vecchia per poter appunto trovare ulteriori informazioni e valorizzare questo posto. 2, pensare una ricostruzione parziale, se non altro, della parte diciamo rinascimentale, quella più nuova, più recente, che tra l'altro è crollata, però le cui pietre stanno ancora tutte lì, e quindi si può pensare di ricostruire parzialmente quella parte qui lì per appunto fare una sorta di museo a cielo aperto, ricostruendo degli interni così come erano una volta, e quindi fare
è una sorta di museo sulla montagna. Però magari troviamo gli attori che ci danno la mano e troviamo pure i soldi, magari si riesce a fare. Intanto bisogna avere l'idea. Poi vediamo. Però la cosa importante è avere l'idea. Poi troviamo i soldi. L'importante è averci idee chiare, perché sennò senza idee chiare non si va da nessuna parte. E quindi non so se posso darla in inizio, insomma abbiamo fatto nella presentazione del programma dell'associazione fatta il 16 ottobre scorso, la professoressa Sassola ci ha dato questa idea, che la professoressa dell'Università La Sapienza, professoressa di archeologia medievale, ci ha dato l'idea, facciamo una summer school di studenti aperta sia studenti italiani che studenti internazionali di varie università che vogliono partecipare a uno studio per poter appunto porre le basi per questi scavi archeologici. E sembrerebbe che in realtà sia andato oltre, perché probabilmente si coinvolge anche, che è l'anello mancante che mancava da tutto di questo discorso, anche l'università di architettura, e in particolare di architettura medievale. Perché? Perché ovviamente una ricostruzione del genere non può prescindere da chi scientificamente ha studiato come ricostruire secondo le tecniche dell'epoca e secondo l'estetica dell'epoca appunto una struttura di questo genere. Quindi probabilmente quest'estate, poi ormai Paolo Rosati ce lo dirà ufficialmente, ce lo dirà ufficialmente, probabilmente faremo questa summer school con le quali possiamo porre le basi per la progettazione della ricostruzione, e poi Paolo ci darà, Paolo è il nostro consulente, ormai dottore in archeologia medievale, che è nonché collaboratore autore dell'articolo su Camerata Vecchia. Quindi ecco, diciamo che la nostra utopia si sta piano piano materializzando, perché noi pensiamo che comunque il primo passaggio per fare le cose è che bisogna crederci, perché se uno manco ci crede alle cose che dice e alle cose che fa, è chiaro che comunque non si faranno da soli. Noi ci crediamo e andiamo avanti, insomma, un tassello alla volta cerchiamo di mettere tutti. Poi l'altro discorso, l'altra iniziativa che faremo, che vogliamo fare per Ferragosto, quindi dopo diciamo Summer School, è lo Slow Panther Tracking, cioè è praticamente il camminamento, Sonia. Le passeggiate dei vittori lenti, cioè nel senso che noi abbiamo pensato, ma perché, allora, se nel 700 e nell'800 i vittori del Grand Tour venivano qui da tutto il mondo, ovviamente attirati dal mito della romanità e della classicità, venivano qua, però poi che facevano? Dopo che erano stati a Roma, venivano in questi territori, e quindi August Wegesser è uno di loro che è venuto qui, è risieduto ad Antigoli, a Cervara, a Sambuci, a Cinedo Romano e così via, e poi è passato anche a Camerata, e appunto, come ho detto nel video, prima nell'ottobre del 1858 ha disegnato questa immagine, che è l'unica immagine di Camerata prima dell'incendio, nella sua interezza. E quindi questa commissione ci ha fatto vedere, allora facciamo un'iniziativa, questo Slow Panther Trekking da Roma a Camerata Nuova sulle tracce del Grand Tour, nel senso che andiamo a ricostruire, vediamo quali artisti a livello nazionale e internazionale vogliono partecipare a questo campo, che è un campo a tutti gli effetti, quindi come il campo internazionale di recupero dei sentieri di Camerata Vecchia, faremo un campo qui un campo base qui a Camerata Nuova, e poi andremo su. Cercheremo di coinvolgere, far prendere ispirazione a questi artisti, a questi pittori, e l'unico ovviamente
manco sempre per adesso autofinanziate, nel senso che queste iniziative noi le abbiamo fatte tutte autofinanziate, facendo bollette, chiedendo aiuti e così via, quindi continueremo a chiedere queste cose. E chiederemo a questi artisti di lasciare le loro opere, che riguardano, il tema è storia e natura, arte e natura di Camerata, chiederemo a questi artisti di lasciare queste opere per un anno. Quindi queste opere saranno esposte per un anno al museo, se no chiederemo al dottor Foccoli se magari temporaneamente li mettiamo all'ex centro visto, almeno è vivo, insomma troveremo il modo di collaborare, di far vivere questo posto. E per cui di fatto creiamo le basi per poter avere le nostre opere riguardo il nostro territorio. Poi l'anno prossimo una delle opere sarà premiata il giorno di Ferragosto, la sera di Ferragosto sarà premiata e rimarrà di proprietà dell'associazione e ovviamente andremo al museo, chiaramente. Però le altre opere i pittori potranno ritirarle l'anno successivo, dopo un anno potranno ritirarle, però ovviamente l'anno successivo faremo un altro slow puncher trapping e quindi ricambieremo le opere. Ovviamente se i pittori avranno la bontà e la cortesia di lasciarcele, noi non è che diciamo no, guarda, rivedela perché noi ce ne frega niente, no, diciamo, siamo molto contenti e quindi l'idea è quella di creare questo meccanismo virtuoso che permette appunto di creare un'immagine di Camerata come un polo, uno dei poli nella quale la cultura, l'arte, appunto insieme alla storia e insieme appunto alla natura, creano un mix coinvolgente. Non è il tema del dibattito, non è scelta a capo. Storia, arte e natura come mix coinvolgente per lo sviluppo di queste idee. Poi l'altra cosa importante riguarda, noi su questo abbiamo ragionato molto, no? Non so se avete notato sul volantino, sulla cosa, noi abbiamo cominciato ormai un anno e mezzo a puntare su questo discorso delle terre degli equi. Per noi è molto importante questo discorso. Questi, come dicevo all'inizio, questo è un territorio di confine. E quindi la storia qui è passata separando, non unendo, la storia è passata separando. E purtroppo le tracce di questa separazione le portiamo ancora appresso. Allora la difficoltà che si ha nel proporre questi luoghi, diciamo per abbruttire il discorso, però poi bisogna parlare anche di concretezza, di vendere questi posti in altre situazioni, è quello di dare un'immagine nella quale tutti si possono riconoscere, tutti gli attori di questo posto, quindi i vari paesi, per superare il campanilismo che è legato alla storia appunto che dicevo prima. Ebbene, le terre degli equi abbiamo visto che è un elemento unificante che permette a tutti di riconoscersi, cioè il paese che sta a 30 km da qua, che può essere Cerreto Laziale, Subiaco, che può essere la stessa Cazzoli che fa parte dell'Abruzzo, o la stessa Vallinfreda, Cineto, erano le terre degli equi e tutti si riconoscono le terre degli equi. E allora l'idea era appunto quella, cominciamo a dire che queste sono le terre degli equi, cominciamo a identificarli, se no come le chiamiamo? Valle Daniele? No, non è solo la Valle Daniele, perché allora ci stanno quelli della Valle del Giovenzano, dice no, noi siamo la Valle del Giovenzano. Poi stanno quelli della Valle Ussica, no? E noi siamo quelli della Valle Ussica. E noi stiamo qua, non siamo a Valle Daniele. Noi casomai siamo a Valle del Fioio o del Findinge, come ci ha raccontato Paolo. Oppure la quelli della Valle del Cavaliere, Valle Impreda, che chiamano quelli della Valle dell'Aniene, no? Non è la Valle dell'Aniene. E anche come romani, hanno poi se sono uniti, se sono fusi, Però poi alla fine, prima dei romani c'erano gli equi, quindi la nostra storia è ancora più antica dei romani, se vogliamo, dal suo punto di vista, e le testimonianze dei trovamenti equi che ci sono state a Rio Freddo o a Cineto, o la stessa Marano Equo appunto deriva dagli equi, insomma, no? E quindi questo per noi è molto importante. E allora la proposta che noi lanciamo in questa sede, ci dispiace che non siamo noi la sede dei sindaci perché
impegnati, sappiamo, in altre iniziative a Vivaro e a Cinico. Purtroppo. Però noi lanciamo una proposta come associazione, e pensiamo che il sindaco possa concordare su questa cosa, che dobbiamo fare avanti anche come amministrazione. Allora, cominciamo a ragionare di prospettiva. Allora, costituiamo un comitato promotore per il GAL 2014-2019. Il gruppo d'azione locale è un'articolazione dei fondi europei dell'agricoltura che promuove appunto i territori rurali per trovare appunto la nuova diciamo, dimensione dell'agricoltura, che non è più l'agricoltura come da essere intesa 50 anni fa, ma è una dimensione integrata in cui il territorio deve essere visto nel suo complesso. Allora, il GAL può essere lo strumento per far unire gli attori privati, quindi gli imprenditori che ci sono, favorire anche la costituzione di nuova imprenditorialità, gli attori pubblici che non possono prescindere da questo, che possono essere il parco dei diluini, che possono essere i vari sindaci, e le istituzioni che all'interno di questo praticamente possono partecipare. Il GAL è uno strumento, ovviamente, però come tutti gli strumenti deve essere riempito di contenuti, ci devono essere delle idee forza, che in parte l'ho espresso, però poi vanno dettagliate, approfondite, bisogna capire quali sono i settori implementare. Non è tema di questo dibattito, perché altrimenti andiamo troppo per lunghi, però ecco, l'idea di costituire, di fare questo comitato promotore. E ricordiamo che il GAL come struttura è una struttura pubblica privata nella quale il consiglio di amministrazione ha maggioranza di privati, in cui partecipano anche, e in genere il presidente invece del GAL in genere è invece un amministratore pubblico, proprio a parte del pubblico. Quindi il concetto è la sinergia pubblico-privata, appunto per trovare gli elementi dello sviluppo turistico. Quindi, detto questo, io mi pare che di aver messo parecchia canna al fuoco sia al sindaco che al direttore che al professore, insomma qualcosa da dire. Quindi e quindi per concludere, perché l'ho fatta forse pure troppo lunga, però era articolata la questione e le cose, la carne al fuoco ce n'è parecchia, a testimonianza del fatto che noi ci stiamo lavorando a testa bassa con questi argomenti. Do la parola ai gentili invitati, che appunto nel proseguo del dibattito saranno coinvolti in questa maniera: parleranno prima le istituzioni, poi il professore Costa, poi Paolo, perché è il nostro, la nostra spalla culturale che ci sorregge, e quindi vedremo. Prego tutti di stare nell'ordine dei 10 minuti, perché è una questione di attenzione innanzitutto, e poi perché purtroppo tra poco inizierà la bracciolata, i canti non balli, e poi il bracciolato è pronto, e poi insomma, sarà quello che può succedere. Vi ringrazio allora.